Che ne diresti di impersonare l'attrice principale di un film horror, anzi di un particolare genere di film horror, come è stato definito negli anni Ottanta da una professoressa americana? Lo puoi fare con Final Girl, gioco del 2021 di Evan Derrick e Ajay Porfirio, che qua ti mostro nell'edizione inglese della Van Ryder Games. Tu sei la ragazza finale. Final Girl, ti lascio in descrizione i link su Wikipedia che spiegano questo classico tropo dei film horror che se la deve vedere con l'assassino di turno. Dovrai muoverti per l'ambientazione del film che hai scelto di girare, diciamo così, salvare le vittime e cercare oggetti che ti aiutino a sconfiggere il cattivo, mentre lui gira indisturbato per la mappa ad ammazzare innocenti. Vediamo i componenti, una panoramica di gioco della scatola base che è il motore del sistema, ma che da sola non basta. Per fare una partita dovrai aggiungere un'ambientazione e un killer. Bene, vediamo i componenti di Final Girl. Quindi, apertura magnetica come tutte quante le altre scatole, il regolamento che spiega per bene tutto quanto il turno, la plancia principale con lato normale e lato estremo, lo spazio per i punti vita della tua rovina, la scala dell'orrore, dove all'aumentare del livello dell'orrore tu tiri meno dadi e se diminuisce invece ne tiri di più. La scala del tempo che hai a disposizione, che serve anche per acquistare le carte per il turno successivo, spazi per gli oggetti che hai in mano o nello zaino, spazio dove piazzare tutte le vittime uccise dal killer o da sfortunati eventi, lo spazio per la carta del personaggio e un riepilogo del turno. Il retro ha la stessa cosa, solo che cambiano a tuo sfavore la scala dell'orrore, come vedi, e quella del tempo, perché parti con meno tempo. Inserto, riparato da una copertura in plastica, che contiene le pedine dei killer del tuo personaggio, il segnalino sete di sangue, che rappresenta un po' la cattiveria del killer, e il segnalino del tempo a disposizione. 6 dadi con 2 facce vuote, 2 con successo parziale, 2 con successo la stella. Segnalini della vita finale che simulano il ritorno in vita in extremis, classico dei film horror, o tuo o del killer. Pedine per gli indicatori di uso limitato. I segnalini vita. 21 vittime, queste gialle, e 3 vittime speciali. 23 carte azione con indicati i risultati dei dadi e la qualità, diciamo così, dell'azione determinata da quante stelle hai rollato. Vedi, se rolli 2 stelle guadagni 4 punti, però perdi tempo, succede questa cosa qua. Se rolli una stella sola, questi punti qui, eccetera. E se non ne rolli nessuna, questo risultato qua. Così per ognuna delle carte. 3 plancette e relativi segnalini per gestire eventuali spazi congestionati in mappa. Questi componenti della scatola base. Nel canale trovi altri video con descritti i componenti e una panoramica di gioco relativa all'ambientazione di quel film e al comportamento del relativo assassino. Grazie per aver guardato questo video, alla prossima!